Non un attentato a sfondo estorsivo o ritorsivo, ma probabilmente un'azione di terrorismo internazionale. Sta indagando su questa pista la polizia ecuadoriana a proposito della vicenda che ha coinvolto lo scorso 29 settembre il ristorante Il Sapore Bio dello chef sulmonese Panfilo Colonico. Due bombe Molotov erano state esplose contro il suo locale da altrettanti uomini, immortalati dalle telecamere di videosorveglianza. Il tutto a 3 mesi di distanza da sequestro e rapimento. Colonico fu rilasciato solo dietro pagamento di un riscatto. L'altro giorno il console italiano in Ecuador Paolo Legnaioli e l'ambasciatore italiano Marco Filippo Tornetta si sono messi in contatto con lo chef, divenuto una personalità ormai nota con il suo ristorante nel cuore di Guayaquil. Per Colonico, istituzioni inquirenti stanno predisponendo un sistema di protezione, fermo restando l'ipotesi della matrice di terrorismo dietro l'escalation di atti intimidatori. Consolato italiano, ambasciatore italiano qui in Ecuador, in Quito. Mi chiamano la mañana, che stanno seguendo il caso attentamente con il governo ecuatoriano, che tutta l'ambasciata della Farnesina sta correndo tutto che sta passando. Se in qualunque momento necessito algo di urgenza, immediatamente devo ir in Quito e nascondermi dentro all'ambasciata italiana, che la porta sono sempre aperta per me. Però in questo momento vanno a passare il caso come terrorismo internazionale, perché per saccare un ordine di protezione internazionale da tutto lato, che vanno, loro stanno sempre pendenti di tutto, e spostamente vanno al governo italiano, vanno a chiedere di ponere una protezione, a chiamare il governo ecuadoriano, di mettere una protezione internazionale e ponere una denuncia di terrorismo, perché adesso questo non si passa più di sequestro, estorsione, ma come un terrorismo. Mi vanno a proteggere a livello internazionale, dato che io sono una persona tanto famosa, praticamente tutto vanno a sapere di me. Intanto Benny va avanti con il suo ristorante, con il suo progetto. Va avanti la crisi del Cogesa, la società Peligna che gestisce il ciclo dei rifiuti. Il commissario giudiziale Andrea Mantini sta gestendo il piano di ristrutturazione della società partecipata sulmonese che si occupa della gestione della nettezza urbana tra Valle Peligna, Valle del Sagittario, Alto Sangro e Aquilano. La nomina da parte del Tribunale di Sulmona, che ha emesso il decreto di concordato preventivo, era arrivata a seguito dello stato di crisi dichiarato dalla società in-house. Entro il prossimo 18 ottobre dovranno essere indicati tempi e modalità per il risanamento aziendale, una fase delicata per il consorzio che potrebbe arrivare a un accordo transattivo con i creditori. Il buco di bilancio del Cogesa, all'atto della dichiarazione dello stato di crisi il 15 dicembre 2022, ammontava a circa 17 milioni di euro, composto da 9 milioni di crediti non riscossi dai comuni soci e 8 milioni di debiti con i fornitori. Problemi con la gestione dei rifiuti non riguardano soltanto l'Aquilano. Anche a Chiedi, infatti, sta chiudendo anticipatamente la discarica di Casoni, si lavora a una soluzione alternativa. 6 mesi e 20 giorni di reclusione più il pagamento delle spese processuali. E questa è la pena patteggiata da un detenuto del carcere di massima sicurezza di Sulmona, comparso ieri davanti al giudice monocratico per le minacce a un agente penitenziario. I fatti risalgono al 12 febbraio 2022. Sostanzialmente recluso, si sarebbe barricato in una cella appartenente a un altro detenuto, approfittando delle operazioni di pulizia in atto. Lì avrebbe minacciato il poliziotto penitenziario operante di tagliarsi con una lametta, voleva cambiare alloggio, spostarsi in una cella singola, per questo seminò il panico nel reparto blu. Per tale episodio resterà dietro le sbarre per 6 mesi in più, una vicenda che conferma la difficoltà di gestione di una struttura penitenziaria tra le più attenzionate. Danneggia la tartufaia di proprietà di un operatore dei vigili del fuoco, poi chiama il 115 sul numero di emergenza per insultarlo pesantemente. È una vicenda sui generis, quella che vede protagonista una 64enne residente entrodacqua, EDC, le sue iniziali, condannata ieri alla pena di 7 mesi di reclusione dal giudice monocratico Francesca Pinacchio per i reati di diffamazione e danneggiamento. I fatti risalgono all'estate del 2019, quando la donna in due occasioni avrebbe
avrebbe portato gli animali al pascolo su alcuni terreni di proprietà della persona offesa. Il bestiame avrebbe quindi danneggiato la tartufaia, tant'è che almeno in un paio di circostanze la 64enne sarebbe stata ripresa verbalmente dal proprietario, il cui terreno è collocato nelle vicinanze dell'abitazione della donna. Al secondo richiamo la stessa avrebbe dato sfogo alla sua rabbia, chiamando al centralino del 115, insultando l'uomo con tutti gli epiteti più inappropriati. A raccogliere la strana e surreale telefonata sono stati colleghi, diretti superiori della vittima, che assistirà dalla L'avvocato Stefano Michelangelo ha deciso di presentare una denuncia, da qui la condanna per la donna, 7 mesi più il pagamento delle spese processuali, pena sospesa. Un tavolo regionale con l'azienda Granguizza di Popoli per sbrogliare la matassa del bando di concessione. Lo hanno chiesto le sigle sindacali FAI CISL e FLAI CGIL, che confermano le preoccupazioni per la probabile contrazione occupazionale e la forte riduzione di investimenti aziendali sul sito di Popoli, susseguenti alla revoca del bando regionale per la concessione delle acque della Fonte Sant'Angelo, diatriba sulle concessioni delle acque che già dal 2017 crea incertezze e perplessità per lo stabilimento popolese. Per questo abbiamo richiesto un tavolo regionale per un confronto costruttivo che soprattutto permetta risposte rapide e risolutive, commentano le organizzazioni sindacali. Nei giorni scorsi era intervenuto anche il sindaco di Popoli, Dino Santoro, sollecitando la regione in tal senso. A scuola di Tartufo, nell'istituto Serpieri di Prato La Peligna, studenti a lezione di guida di cani da Tartufo, l'alimento è stato al centro della formazione degli alunni dell'istituto, che sono diventati dei veri e propri addestratori. Confidenza, tatto, ma soprattutto tanta premura. Troppo di persone che conosco da tempo e si sanno relazionare meglio. Guardateli già a guinzaglio, li tengono tranquillamente, non c'è la conflittualità. Se ci affacciamo per strada e vediamo delle persone a passeggio col cane, spesso sembra più un incontro di lotta libera che una serena passeggiata. Vogliamo sviluppare questo, il valore del tartufo, perché è un prodotto di qualità che la Valle Peligna ha a disposizione per innovare il territorio, per avere collaborazione col territorio, per sviluppare appunto la tartuficoltura. Le eccellenze d'Abruzzo fanno breccia nel cuore del maestro Orafo Montaldi, che inserisce l'aglio rosso di Sulmona nella collezione I Love Abruzzo. Non ci sono solo le tradizioni e i luoghi a raccontare una terra, ma anche i prodotti tipici con i loro profumi e le loro storie. Per questo il maestro Giuliano Montaldi, dopo aver creato il ciondolo dedicato allo zafferano, quello sull'arrosticino e l'altro sul Montepulciano, ha deciso di realizzare qualcosa di ancora più speciale. Grazie alla sua ricerca e ai numerosi bozzetti realizzati a mano nel laboratorio di Via Corradini ad Avezzano, è nato l'aglio rosso di Sulmona. Si tratta di un ciondolo della collezione I Love Abruzzo, molto particolare perché creato in argento e smalto. L'aglio di Sulmona è una vera e propria eccellenza abruzzese, un prodotto ricco di allicina, la portentosa molecola dalle straordinarie proprietà medicinali. Montaldi, parlando con i produttori, storici e antropologi, ha scoperto la lunga tradizione dell'aglio rosso di Sulmona, i suoi principi solforati e il suo mercato, che arriva anche oltre i confini abruzzesi. Ispirato dalle tuniche esterne di colore bianco e dalle tuniche dei bulbi di colore rosso porpora, ha deciso di inserirlo nella sua collezione che vanta ormai decine e decine di ciondoli dedicati esclusivamente all'Abruzzo. Le eccellenze abruzzesi sono tante, dalla storia all'archeologia fino alla tavola, ha raccontato Montaldi. Spesso nelle mie ricerche mi trovo a dover fare delle scelte perché abbiamo veramente un patrimonio ricchissimo. Con l'aglio posso dire che è stato amore a prima vista perché i suoi colori mi hanno subito affascinato. Ho lavorato molto per creare qualcosa di speciale che potesse dare il giusto valore a questo nostro prodotto tipico. Il risultato lo lascio giudicare a tutti voi. Ringrazio il Consorzio Produttore Aglio Rosso di Sulmona per la preziosa collaborazione. Il ciondolo dedicato all'aglio rosso di Sulmona verrà presentato domani, 7 ottobre, alle 11, in collaborazione con il Consorzio Produttori, presso l'Abbazia Celestiniana di Santo Spirito al Morrone. Per tutte le informazioni si può visitare il sito www.ilovabruzzo.eu. Questo pomeriggio in comune l'assessore Katia Dinisio ha incontrato 6 atleti dell'Amatori Atletica Serafini che domani partono per i campionati italiani di atletica in programma a Caorle in Veneto sabato e domenica prossimi. Vediamo i momenti dell'incontro. Assessore, è molto bello vedere questi ragazzi. C'è commozione da parte di qualcuno che ha qualche anno in più di loro.
vanno a rappresentare la città di Sulmona. Soddisfazione anche per l'amministrazione, credo. Sì, certo, e intanto è sempre un piacere vedere dei ragazzi che fanno sport, che scelgono di fare sport e si sacrificano per fare sport, andando quindi anche raggiungendo ottimi livelli come quelli dei ragazzi che sono venuti qui oggi in sala consiliare. È un onore averli ricevuti e a loro va tutto il nostro in bocca al lupo, perché sappiamo che lavorare per essere degli atleti, per migliorarsi, è faticoso, vuole dire sacrificarsi. Loro hanno un'età in cui è difficile sacrificarsi, ma è necessario, perché solo così si raggiungono dei buoni livelli. Ma insomma, mi sembra che loro abbiano una grande passione, quindi davvero un in bocca al lupo a tutti quanti. Allora, nome e cognome e specialità. Io sono Di Felice Matteo e faccio gli 80 metri, velocità. Come pensi di poter realizzare qualche cosa di positivo? Spero che questa gara di riuscire ad arrivare almeno nelle prime tre posizioni. Avendo visto i tempi degli altri, penso di riuscirci e di portare un buon risultato alla società. Ok. Nome e cognome? Mi chiamo Lorenzo Sito e faccio il salto in alto e la staffetta. Cosa pensi di poter realizzare? Beh, speriamo di... Cosa speri di poter realizzare? Speriamo di arrivare tra le prime posizioni e niente. Ok. Sono Matteo Di Riticco e faccio il lancio del peso. Vedendo anche le misure degli altri atleti, spero di poter fare un ottimo risultato e arrivare tra le prime 8 posizioni, si spera. Si vede che fai il lancio del peso, eh? È abbastanza robusto. Allora? Sono Simone Ottaviani e faccio le prove multiple, quindi là è stato 6 gare e ovviamente si punta ad arrivare sul podio e di migliorarmi e di appunto fare il record abruzzese dell'esatlon. Allora, le ragazze adesso. Ranalli? Ranalli Ilaria, faccio gli 80 metri di velocità e comunque spero di migliorarmi sempre di più, stando anche a confronto con le altre ragazze delle altre regioni. Okay. Sono Susanna Antonelli, faccio il lancio del disco e spero di riuscire a migliorarmi, di riuscire a scalare almeno un po' la classifica, comunque sono sicura che darò il meglio di me. Il presidente allora Gino Carrozza, da tanti anni, sul campo, da tantissimi anni, io mi ricordo. Allora, vogliamo fare un augurio a questi ragazzi, anzi un in bocca al lupo con tutto il cuore. Ma senz'altro, il nostro compito è quello di augurare a loro un futuro roseo, ma soprattutto di spingerli in questa manifestazione che loro affronteranno a partire da sabato. Quindi non possiamo dire niente altro che sono bravi. Bravi. Questo gruppo è un gruppo meraviglioso, tu già lo hai detto in apertura, è un gruppo che a noi come dirigenti ci ha dato tante soddisfazioni e ce le continua a dare. E sono 6 poi, tra l'altro. Sono, addirittura sono 6. Non è poco, eh? Esatto, è la seconda rappresentativa nell'elenco delle rappresentative abruzzesi, perché prima viene Chieti e poi siamo subito noi di Sulmona, quindi questo dimostra che i ragazzi sono bravi, le indicazioni che gli sono state date fino adesso sono state quelle giuste e quindi senz'altro faranno bene, lo hai sentito anche tu nell'intervista che gli hai fatto, tutti si augurano che possano riuscire ad ottenere un risultato migliore di quello che hanno già ottenuto e quello è l'augurio che gli facciamo anche. È l'augurio che facciamo noi, anche noi giornalisti, facciamo tanti auguri di un grande successo, portateci cose buone qui a Sulmona, facciamo valere questa città. Allora, arrivederci, bocca al lupo. Grazie. Ancora. Grazie. Thank you.